come va? Parker, ho buone notizie. Vieni in laboratorio. Intende ora? Ci siamo, finalmente. Vieni, ho qualcosa da mostrarti. Forte, ma avrei programmi per cena. Posso passare più tardi? La cena può attendere, resterai a bocca aperta. Ok. Arrivo. Mi chiedo se significhi che ho di nuovo un lavoro. Magari potrei farci un salto. Un'altra chiamata di Doc. Peter, ho bisogno di sapere se sei ancora disponibile. Al momento non posso pagarti e ho fatto pressioni per arginare gli sciacalli e salvare il nostro lavoro. La nuova versione del progetto ha tutte le carte in regola per attirare investimenti. Enormi investimenti. Tieniti pronto. Incrociamo le dita, Doc. Attenzione, camion in fuga. Trasporta un ordigno esplosivo. Convergere verso Tenderloin. Ehi, dottore. Ciao, Peter. Un attimo e sono da te. Wow. Guarda qui che roba. Dovremmo davvero organizzare meglio gli spazi. Dove ha preso questa attrezzatura? Solo chiesto qualche favore e qualche prestito. Mi sento come se stessimo ricominciando dal principio, ma stavolta andrà diversamente. Si è dato da fare. Ed è solo l'inizio. Fino ad ora guardavamo alle protesi dalla prospettiva sbagliata. Perché limitarsi a restituire alle persone le funzionalità perdute quando addirittura potremmo migliorarle? Ok, così dovrebbe andare. Pronto? Tutto bene. Accidenti! È tutta colpa tua, Norman, dannato figlio di... Immagino che non avrà il suo voto. Scusi, faccio pessime battute nei momenti meno opportuni. Non era male, Parker. Sono io che ho esagerato, in verità. No, tranquillo. Si fermi. Qui sistemo io e preparo tutto per un altro test. Ascolti, scusi la domanda, ma tra lei e Norman non corre buon sangue? Eravamo colleghi al college e siamo diventati amici. Abbiamo fondato un'azienda. Volevamo entrambi cambiare il mondo, ma in modi diversi. Ma si riferisce alla Oscorp? Viene anche da me il nome Oscorp. All'epoca ci chiamavano i due O, gli Os. Aggiungi il corpo e, beh, il gioco è fatto. E che accadde? L'ossessione di Norman era la genetica. Ha avviato un progetto che io non ritenevo etico.
Beh, è finita in tribunale. Ho chiesto una liquidazione, ma i soldi non sono durati. Da allora vivo di finanziamenti. Se questa idea non funziona... Ma no, vedrà. Provo a sistemarlo io. Preparo il caffè. Effettua una verifica sull'unità di controllo. Potrebbe essere in corso. Ah. No, il circuito va reindirizzato. Te l'onore questa volta. Ci siamo. E ora l'interfaccia neurale. È molto lavoro da fare da solo. Ce la farà? Credo di no, visto com'è andata oggi. Io sono ancora disoccupato. Ma i fondi sono... Lo so, non importa, troverò un modo. Non contano i soldi quando cambi il mondo. Ma un mondo migliore. Chiamata persa da MJ. Dottore, devo andare. A dopo. Non preoccuparti, Peter, il lavoro qua. Questo cos'è? Ehi, scusa, ho perso la chiamata. Ci sei per cena? A cena? Sì, certo. Ti avevo chiamato per un altro motivo, ma d'accordo, ne parleremo a tavola. L'offerta di cucinare per te vale ancora? Ah, sul serio? Beh, il rischio è il mio mestiere. Sono ancora fuori, ma passo al supermercato e ti avviso appena rientro. Perfetto, a dopo. Cena a casa di MJ. Aspettative al minimo. Questa volta non posso fallire. Mi renderò utile mentre attendo la sua chiamata.
demoni vogliono trascinare in guerra la città. Non posso permetterlo. Amici, ancora una volta devo difendermi dalle false accuse di McDonald McGargan, meglio noto come Scorpion. Sì, come dichiarato in varie occasioni, sono stato io a finanziare l'esperimento che gli ha garantito una forza sovrumana, l'ipervelocità e quell'orrenda coda robotica. Speravo di creare un anti-Spider-Man al servizio dei cittadini, ma non potevo sapere della sua follia. Vi assicuro che sul curriculum non c'era scritto psicopatico con la mania del veleno. Evidentemente mi ha fatto causa per ottenere uno sconto di pena al Raft. Vuole incolpare me per i suoi crimini, ma io non lo accetto e non lo accetterò mai. Ehi, MJ. Allora, ho fatto spesa. Non vedo l'ora di scoprire cosa riuscirai a inventarti. Arrivo al volo. Preparati ad essere stupita. Peter, non crederai mai a cosa è successo. Ricordi l'indirizzo che mi hai passato? Ci sono andata. MJ... Lo so, ma... Aspetta. Che cos'è? Ascolta. Questo è il posto indicato da Pete. Sono tutti armati. Che succede qui dentro? Quell'ufficio potrebbe contenere qualcosa che colleghi lì a tutto questo. Devo tornare indietro. Eh? Cos'è stato? Chi è l'idiota che ha lasciato la sua roba in giro? Happy, scommetto. Quindi il capo prende soldi da Martin Lee. Vuole dirti due parole, vieni qui. Esatto. Devo entrare in quell'ufficio. Beh, cosa meglio se sistemi costruire quella saldatura. E cosa dovrà oppure farci, il capo se la prenderà con te. Che succede lì? Attenzione. Che veicolo può montare gomme simili? Dov'è finita? Credevo di averla posata qui. Chi è là? Non ha intenzione di spostarsi. Devo creare un diversivo. Fermo! Dov'è finita? Credevo di averla posata qui. Cos'è? Qualche tipo di attrezzo. L'ufficio deve essere a destra. Che diamine! Devo c'è qualcuno? Con molta prudenza. Qualcuno ha preso altra birra dopo l'ultimo giro? Sono troppo nervoso.
fili sembrano importanti, Alchemax. Perché... Che c'è qui dentro? Capo, andiamo! Lì non la noterà! Tombstone. Hai ragione, Rick. Non la noterà? Perché sarà sparita. Ho detto che la giusto! Hai fegato, Rick. Ma vediamo quanto. E ora mi serve un saldatore. Non posso mollare ora. Devo entrare in quell'ufficio. Forza. È fatta. Progetti. Un APC. Stanno costruendo questo bestione per lì. Ma a che gli serve? Guarda. Rilevatori GPS. Come intendi usarli, Tombstone? D'accordo, gente. Ci muoviamo. Prendete l'attrezzatura in ufficio. Devo andare. Ok, vorrei dirti di non farlo più, ma sapendo che non mi darai comunque retta, tieni. Portane qualcuno con te. Forte. Grazie. Sai che Tombstone è matto e quasi invincibile, vero? Tutti hanno un punto debole. Il mio... bolle in pentola proprio ora. Che profumino. Pollo al curry. Tra poco lo servo. Non nei fagottini. Non ti stancherai mai di prendermi in giro? No. La tragedia dei fagottini. Fecero addirittura evacuare l'intero edificio. In gennaio, oltretutto, i vicini volevano uccidermi. Sì, erano contenti quando ci siamo lasciati. Già. Ok. Raccontami cosa hai trovato nell'ufficio di lì. Beh, sembra che lì ce l'abbia morte con Norman Osborn. Sì, ma perché? Non ne ho idea. Ma a quanto pare la sua prossima mossa coinvolge il respiro del diavolo, qualunque cosa sia. Già. Vorrà dire che indagherò. Sai, pensavo... E se noi formassimo un team? Aspetta, vuoi essere la mia spalla? Una cosa tipo Spider-Girl? Spider-Woman? No. Meglio? Non una spalla. Una partner. Oh. Non di nuovo. Ehi, è il tuo sistema anticrimine. Pare sia un'effrazione. Charles Standish. Suona familiare. Oh, è il CFO della Oscorp. Aspetta. Non penserai che abbia a che fare con Liver? Scusa, il cuoce fuggi. Hai lasciato i vestiti per terra in cucina. Dove vuoi che io... Beh, qui va bene, lascia. A dopo. Sì. Ehi, sono io. Questo curry non è male. Cosa sappiamo sul conto di Charles Standish? Vediamo. Direttore finanziario della Oscorp, nella compagnia da più di 20 anni. Single, noto per la sua collezione d'arte. E se possiede un attico in quell'edificio, deve essere piuttosto ricco.
Se ha lì alle calcagna, allora c'entra il respiro del diavolo. Vedo di analizzare per bene il file. Fammi sapere se scopri qualcosa. Ho la sensazione che l'attentato al municipio sia solo l'inizio. Quindi siamo partner ora? Perché sembra proprio di sì. Sì, partner. Suona bene. Ok. A dopo, partner. La polizia ha bisogno d'aiuto. Dentro ce ne sono altri. Voi restate qui. Qualcuno andava di fretta. Spider-Man! Sei ferito? No, sto bene. Ma il signor Standish ha bisogno di te. Quegli uomini mascherati l'hanno catturato e trascinato a casa sua. Vive nell'attico, all'ultimo piano. Ok, aspetta qui. Per fortuna siete qui! Non trovo la mia auto! Credevo di averla parcheggiata a questo piano! Anche voi lavorate qui! Questo edificio prende sul serio la gestione dei parcheggi! Bella prova! 10 all'impegno! L'ascensore è un suicidio, sanno che sono qui. Ma forse potrei sfruttare il vano ascensore. Dovrei riuscire a raggiungere l'attico da qui. Steve e Woody! Ok, ci sono quasi. Meglio restare nell'ombra. Edificio altino. Con luce di aria, sul serio. Via! Oh, così non va. Ecco Standish. Ok, e ora? Metti la password.
Sembra nervoso. Forse dovrei metterlo cappello. Commento che non te l'aspettavi. Ok, via libera. Spero che Standish stia bene. Proviamo un'altra volta. Ora è sicuro. Cosa cercavano? Solo registri contabili. Sul respiro del diavolo? E tu come lo sai? Perché lo vogliono? Non so neppure cosa sia. Sono anni che Osborne investe molto denaro, ma mantiene l'assoluto riservo sul progetto. Io sono l'unico a possedere la documentazione. Non più. Alcuni documenti sono stati copiati su un server sicuro. Ricevute di pagamento a un certo dottor Isaac Delaney. Chi è? Non ne so molto. Giù! Andiamo, andiamo! No, l'ascensore è... Sono quasi! E cadi più piano! Preso! Tutto bene? Sì, credo di sì. Ok, ok. Comunque, per essere la tromba di un ascensore non è male. Ehi, Yuri. Stai bene? Sì, ma non ho scoperto niente di che da Standish perché sono arrivati gli agenti della Sable e si sono messi in mezzo. Che succede? Ho la sensazione che vogliano solo assicurarsi che non parli. Perché sa del respiro del diavolo. Esatto, qualunque cosa sia. A quello sto ancora lavorando. Forse ho una pista. Una pista? Parli come uno sbirro. Vorrei dire come... Spider-Cop. Yuri? Me la sono cercata. Peter, come sta Standish? È al sicuro. Ok, bene. E i demoni? Erano in cerca di un nome. Hai una penna? Sì, vai. Dottor Isaac Delaney. Ok. Chi è? Cosa vuole? Speravo che me lo dicessi tu. Ci provo, dammi solo... dimenticavo! Hai lasciato da me quel rilevatore di Tombstone. Più tardi lo porto al laboratorio del dottor Octavius. Ti faccio sapere cosa scopro su Delaney. Tutti gli agenti, abbiamo un 10-10, spaccio di droga. Reato in corso vicino a Times Square, procedere con cautela. Oh, guardate!
un messaggio di Doc. Mi spiace disturbarti a quest'ora, ma sono in pieno fermento creativo. Abbiamo pensato troppo in piccolo, Peter. Perché rimpiazzare gli arti con banali copie quando possiamo migliorarli? Chi ha perso un braccio lo rivuole indietro, è chiaro, ma noi possiamo offrire di più. Il corpo umano non è un dogma. Esistono prospettive che vanno oltre il nostro vissuto. Riflettici. Doc sta lavorando anima e corpo. Spero che non esageri. Hai tempo di controllare qualcosa per me? Forse, se me lo chiedi per favore. Su un tetto di Earth Kitchen è stato notato un contenitore sospetto. Manderei gli artificieri, ma magari è solo il progetto scolastico di qualche ragazzino. Sì, lo so, c'è la crisi, bla bla bla. Quindi? Andresti a controllare, per favore? Ah, le paroline magiche. Spero proprio che si tratti del progetto di qualche studente. Ah, bei tempi quelli. La scuola era molto meno complicata della vita reale. Ah, tecnologia militare. Strano. Spider-Man, hai trovato uno dei miei punti di ricognizione. Chi è che parla? Domanda errata. Quella corretta è: riuscirai a disinnescare le mie bombe? L'uomo del mistero ha disseminato dei punti di ricognizione. Questo PC segnala la presenza di bombe nel quartiere. E stanno per detonare. Devo sbrigarmi. Devo neutralizzare quelle bombe. E la bomba fa boom! Ancora una. Perfezione sfiorata. Niente male con quelle bombe, ma dovresti lavorare sulla postura. Compromette la precisione. A che razza di gioco stai giocando? I giochi lasciamoli ai bambini. Io sono un professionista e ben pagato. Il tuo cliente ha sprecato i suoi soldi. Le informazioni possono valere più del denaro. Ho imparato molto osservandoti. MJ, cosa hai scoperto su Isaac Delaney? Guarda la foto che ti ho inviato. Quale sarà Delaney? Non lo so. Dovrai andare alla festa per scoprirlo. Per fortuna ho già il costume. Festa di Halloween. Almeno sono già mascherato. Delaney indossa il costume di un mio nemico. Scopriamo quale. Perché siete sempre così bastardi? Sono tutti in costume. Bravissimi. Finalmente qualcuno che si impegna. Il dottor Delaney è qui.
Devo trovarlo prima che lo faccia Marte. Hey, guardateci! Siamo gemelli! Wow! Avanti! Accorrete tutti nella diabolica casa! Mi scusi, è lei il dottor Delaney? Ah, Spider-Man, la mia nemesi! Stavolta non mi prenderai! Oh no, del fumo! Come farò adesso? È la tua fine, Spider-Man! Quale sei mio? Ehi, ho lavorato su quel casco per una settimana! Devo trovare il dottor Delaney. È andato alla festa. Tu chi sei? L'amichevole Spider-Man di quartiere. Che simpatico. Sembra a posto. Cocò! Cocò! Sì, mangiate, piccoli miei! Voglio sentirvi gridare! Quel tipo dei dolci potrebbe essere Delaney. Devo riuscire ad arrivare lì. Cerco Isaac Delaney. Credo sia sulla pista da ballo. Eccolo lì. La lucertola col camice. Cocò! Cocò! Mangiate! Sembri quello vero. Ehi, c'è Spider-Boy! Sono la tua nemesi! Dobbiamo combattere! Magari più tardi! Qual è il problema, codardo? Hai paura del mio possente corno? Cosa sei? Ehi! Hey, combatti! Distruggi lo Spider-Man! Ma che diavolo! Oh, maledizione! Fermalo, Spidey! Che cosa volete? State calmi! Ditemi solo cosa volete! È uno scherzo, giusto? Quelle non sono armi vere. Indietro, forza! Lascialo andare! Tenete giù la testa! State tutti bene? Sì. Bene. Felice Halloween! Creiamo un po' d'atmosfera. Dove hanno portato Delaney? Ecco Delaney. Mi state portando! Chi siete? Lei lavora con qualcuno in un laboratorio Oscorp.
E lei come lo sa? Non c'è tempo, Isaac. Mi dica il nome. La festa è finita lì! Forse la festa continua. Il nome... Dottor Morgan Michaels. Grazie. Questo era l'ultimo. Devo trovare lì. Cosa gli ha fatto Martin? Credimi, è per il tuo bene. No, di nuovo lui. Scusi tanto! Mi spiace, non avevo alternative. Yuri, mi serve aiuto. Hanno segnalato una sparatoria alla ESU. Sì, sono io. Ti spiego tutto dopo. Ma ora devi trovare il dottor Morgan Michaels. Martin Lee lo sta cercando. Ricevuto. Spider-Man, chi è questo dottor Michaels? Credo sia lo scienziato a capo del progetto Respiro del Diavolo. Sai dov'è? Più o meno. La Sable sostiene che è sotto protezione in un rifugio da qualche parte in città, ma nessuno vuole dirmi dove. Credevo collaborassero con voi. Anch'io. Ok, forse so come trovarlo. Ti faccio sapere se ci riesco. Sono stivali o calzini antisci? Ehi, hai trovato il dottor Delaney alla festa? Sì. Ma anche Martin Lee. Oh no, cos'è successo? Martin l'ha corrotto e l'ha spinto al suicidio. È terribile. Dobbiamo fermare quell'uomo. Ci riusciremo. Prima di morire, Delaney ha fatto un nome. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Chi è? Non lo so, ma scommetto che lavora sul respiro del diavolo. Hai scoperto qualcosa dal dossier del progetto? Sì, tieniti forte. Qualche anno fa Osborne ha chiesto a Fisk di costruire un laboratorio fuori dal controllo delle autorità. Un laboratorio? Per il respiro del diavolo? Se è pericoloso come sembra, non mi stupirebbe. Dov'è il laboratorio? Non lo so.
Osborn ha ordinato a Fisk di distruggere tutti i documenti. Restano solo le fatture emesse dalla Fisk Construction e intestate personalmente a Osborn. Conoscendo Fisk, le avrà conservate per ricattare il sindaco. Tutto riconduce a Norman Osborn. Forse è ora di fargli un'improvvisata. Dubito ti dirà qualcosa di utile. Meglio non chiedere, infatti. Ok, da lì posso raggiungere l'ufficio di Norman. Prima di entrare devo disattivare i sistemi di sicurezza. Se mi scoprissero potrebbero isolare l'intero edificio. Forse posso violare i moduli della rete di sicurezza dall'esterno. Ok, i cavi di rete. Devo solo seguirli fino al modulo di sicurezza. Dovrebbero essercene 4 nell'edificio. Mi semplificherà la vita. Che succede? Sicurezza, rapporto. Qui squadra Sable Alpha. Si direbbe un'avaria elettrica. Ricevuto. Sorvegliate l'esterno mentre proviamo a isolare il problema. Peccato, ero quasi ottimista. A tutte le squadre Sable, abbiamo rilevato un problema software. Stiamo contattando uno specialista. Ricevuto, proseguo la perlustrazione. Cosa? A tutti gli agenti, abbiamo perso il controllo di un sottosistema. Protocollo Delta avviato. Quando passerà questa moda dei droni? Squadre Sable, fate rapporto. Ricognizione esterna negativa, tutto in ordine. Confermate il problema software? Non è verificato, stiamo valutando. Mantenete lo stato di allerta. A tutte le squadre Sable, potremmo avere un ospite indesiderato. Stiamo analizzando i dati in nostro possesso. Restate allerta. Ricevuto, comando. Eccolo qui. Dannazione, un altro sottosistema è andato. Una squadra all'esterno dell'85esimo piano. Ricevuto, comando, in volo. Devo muovermi. Ehi, MJ, sarei un po' impegnato. Sarò breve. Ho trovato una pista per localizzare Charles Standish. Credo di poterlo raggiungere per parlargli. Sapeva del dottor Delaney, probabile sappia anche di Morgan Michaels. D'accordo, ma non fare follie. Perfetto. Ora posso accedere all'ufficio di Norman. Speriamo di trovare indizi su Michaels e sul respiro del diavolo. Ricognizione esterna negativa. Abbiamo l'isolamento? Non ancora. Il signor Osborn è impegnato in una chiamata importante. Continuate a cercare. Non siamo soli. Aspetta, passo a una linea protetta. Io sono 2 passi avanti a te, Wilson. Ho già mandato i miei uomini a rastrellare i documenti. Se denunci il nostro accordo, sarà la tua parola contro la mia. E non sono io quello in galera. Aspetta. Norman è al telefono con Wilson Fisk. La statua Neo. Di cosa stai parlando? La statua Neo dalla casa d'aste. Deve trattarsi del dossier che ha trovato MJ. Jackpot. GR27. Il capo ricercatore è il dottor Morgan Michaels, ma la posizione del laboratorio è oscurata. CRISPR controllate da IA. Se funzionasse, potrebbe curare qualsiasi malattia genetica. Fibrosi cistica, Huntington. È pazzesco. Inquietante. Wow. Il GR27 è il respiro del diavolo. È pensato per curare le malattie, ma al momento equivale a un'arma biologica. Il dottor Michaels è in possesso dell'unico campione. Ecco perché lì lo vuole. Se trovo Michaels, trovo il respiro del diavolo. Ehi, Pete, che c'è? MJ, senti questa. Il respiro del diavolo non è un'arma biologica, ma un trattamento contro le anomalie genetiche. Purtroppo è ancora imperfetto e lacera i tessuti invece di curarli. Dobbiamo rintracciare il dottor Michaels.
La Sable non deve gestire una sostanza così letale. Forse ho una pista. Charles Standish si trova nel complesso Sable di Central Park. Se qualcuno può aiutarci a localizzare Michaels, quello è il CFO della Oscorp. Sto provando a raggiungerlo. Raggiungerlo? Quel posto pullula di guardie. Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. MJ in un complesso della Sable. Rischia di finire male. Devo correre a Central Park. Attendiamo aggiornamenti da Devil Chef. Demoni al posto di blocco Bravo. Servono rinforzi. Doc ha provato a chiamare. Peter, finalmente ho capito. Dipende tutto dalla mente. Prendi me. Un intelletto dal potenziale infinito, ma imbrigliato in un corpo vecchio e stanco. Ma pensa a cosa potrebbe fare se fosse libero. Lo sviluppo dell'interfaccia neurale non deve riprodurre i limiti della nostra forma fisica, ma esplorare i regni dell'immaginazione e delle possibilità. Deve estendersi fino alla mente. Non avevo mai sentito Doc così entusiasta. Spero non sia troppo entusiasta. Dove diavolo sei, MJ? Oh, porca... Raggiungerlo! Quel posto pullula di guardie! Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. Standish è lì da qualche parte. Devo superare quella guardia. Vediamo se le esche di Pete funzionano davvero. Quel buco nella rete può fare al caso mio. Devo solo distrarre la guardia. Togliti dai... Cos'è stato? Vado a controllare l'ospite. Aspetta qui. Roger. Ospite. Deve essere Standish. È qui da qualche parte. Ma che... Cos'è? I demoni uccidono chiunque sia collegato al respiro del diavolo. Standish è in pericolo. Ecco fatto. Meglio muoversi. Standish, lo sapevo. Devo arrivare a quella tenda. Sicuro. Chiudete le comunicazioni. Non voglio fughe di notizie su Michael o sul respiro del diavolo. Cavolo, il generatore. Non lo terrà occupato a lungo. Come procede? Il convoglio è pronto? Tutto in ordine. Stanno per trasferirlo. Devo scoprire al più presto dove sono diretti. Cosa diavolo è stato? Cosa è stato? Muovetevi con quella camionetta! Vi aspettavano mezz'ora fa! Ok, partiamo subito. Il camion si sposta. Posso usarlo come riparo. Via, via, via. È fatta. Signora, Bravo e Charlie sono pronti a trasferire il dottor Michaels. Aggiungete altre due unità. Ha con sé l'unico campione di respiro del diavolo. Non rischierò un'epidemia. Cosa diavolo è stato?
Sembra importante. Rifugi. Se il dottor Michael sei in uno di questi, Standish potrebbe dirmi quale. È la tenda di Standish. È assurdo che Michael giri col respiro del diavolo. Osborne non si fida di nessun altro. Spero che il suo ego non sia la sua guida. O la nostra. Cosa darei per un caffè? Ci sono quasi. Sarà la mia immaginazione. Area libera. Comando, area sicura, ripeto, area sicura. Charles Standish. Oddio! Charles, dov'è il dottor Morgan Michaels? Ti manda Martin Lee, vero? No. Se vuole uccidermi, deve farlo di persona. Diglielo! Non lavoro per i demoni e nemmeno per Sable. Sono una giornalista. E voglio fermare Martin Lee. Proprio come lei. Watson. Ho sentito parlare di te. Sable non vuole ascoltarmi. Tiene prigioniero Michaels sulla Bowery e conta di trasferirlo in un nuovo rifugio domani a mezzogiorno. Ma sta ignorando Grand Central. Grand Central? Ho sentito i demoni parlarne. Stanno andando lì per... Per cosa, Charles? Cosa vogliono prendere a Grand Central? Ma quello è... Ma che cosa... Charles! Non era un agente della Sable? No, decisamente no. Spiacente, Charlie. Ok, dobbiamo andare. No, aspetta, sa qualcosa! Il salvataggio più imbarazzante della mia carriera. MJ l'ha presa male. Ehi, ok, un'ultima cosa. Spiacente Charlie. Stendo uno sconosciuto, intralci le mie indagini e il meglio che riesci a dire è spiacente Charlie. È tutto uno scherzo per te. Cosa? MJ, no! Ho sbagliato, ok? Era per sdrammatizzare. Drammatizzare, certo. È il motivo per cui ci siamo lasciati, ricordi? Pensavo ci fossimo lasciati perché volevi dedicarti alla carriera. Ci siamo lasciati perché continuavi a trattarmi come una bambina. Non farlo, MJ! Lascia stare, MJ! Troppo rischioso, MJ! Non avrò superpoteri da ragno, ma non puoi tenermi sotto una teca. Ti sei introdotta in un complesso militare che... Ehi, sai una cosa? Possiamo parlarne un'altra volta? Che ne dici? Cosa hai scoperto su Michaels? Va bene. Michaels è da qualche parte alla Bowery. Sable lo trasferirà domani a mezzogiorno. Perfetto. C'è altro? Stava parlando di Grand Central prima che facessi irruzione, no? Sì, diceva... Non importa. Ascolta, devo andare, Peter. Ho del lavoro da finire. Peter. Questo dimostra che è ancora arrabbiata. Peter. Complimentoni, supereroe. Ah, che stress. Andrò in perlustrazione per rilassarmi. Agenti, rispondete. Segnalata rapina a mano armata. Il luogo è Little Tokyo. Passo.